Per esprimere l'ampiezza degli angoli, l'unità di misura più naturale, per così dire, non è i gradi come siamo abituati noi, ma è invece i radianti. Ricordiamo che cosa sono i gradi, detti anche sessagesimali. In un angolo retto ce ne sono 90, in un angolo giro 360 gradi. Esiste anche il grado cosiddetto centesimale, tale che in un angolo retto ce ne sono 100 e in un angolo giro 400. Il motivo per cui si definisce il grado centesimale è perché è più facile lavorare con 100 gradi in un angolo retto anziché con 90 e con 400 gradi anziché 360 in un angolo giro. Ma l'unità di misura naturale è il radiante. Per definizione un angolo è ampio un radiante, questo di colore rosso, quando sottende un arco lungo quanto il raggio. Sottende vuol dire individua. Quindi quando L, l'arco, è uguale a R, il raggio della circonferenza. Se invece la lunghezza dell'arco L è più corta del raggio, come nell'esempio di questo angolo colorato in grigio, si vede infatti che L, l'arco, è minore del raggio, è più corto, allora si dice che quest'angolo è minore di un radiante. Se invece, come l'angolo colorato in verde, la lunghezza dell'arco è maggiore della lunghezza del raggio, come si vede qui infatti è così, allora questo angolo è maggiore di 1, di un radiante. È scritto anche qua, l'angolo espresso in radianti per definizione è il rapporto tra l'arco e il raggio. Sarebbe quindi L diviso R. Se questo rapporto è inferiore a 1 è il caso dell'angolo grigio, quindi l'angolo vale meno di un radiante. Se questo rapporto è uguale a 1, come nel caso dell'angolo rosso, allora questo angolo vale esattamente un radiante, se invece, come nel caso dell'angolo verde, il rapporto tra l'arco e il raggio supera 1, vuol dire che l'arco è più lungo del raggio e l'angolo vale più di un radiante. Come si vede dalla definizione, l'unità di misura radiante è una unità di misura finta, cioè fittizia, convenzionale. Infatti, dal rapporto tra l'arco e il raggio, l'unità di misura non c'è, infatti l'arco e il raggio sono due lunghezze, quindi è una lunghezza divisa un'altra lunghezza, quindi l'unità di misura non c'è. Perciò si scrive radianti, ma in realtà anche se uno non lo scrive, come io non l'ho scritto qua, non è sbagliato. Cioè alfa maggiore di 1 è corretto. Al contrario, se uno esprime un angolo in gradi, e dimentica di scrivere l'unità di misura, è sbagliato. Per esempio, se io dico alfa uguale 20, è sbagliato perché 20 bisogna dire 20 gradi. Se io non dico 20 gradi, vuol dire che è 20 radianti. E 20 radianti vuol dire 20 di questi spicchi qua. Quindi immaginiamo 1, 2, 3 di replicare questo spicchio 20 volte. Quello è un angolo pari a 20, sottinteso radianti. Ora vediamo di quanti radianti è composto l'angolo giro. Applichiamo la definizione, l'angolo giro è tutto l'arco che diventa l'intera circonferenza, diviso il raggio. Ma sappiamo che la circonferenza è lunga 2π greco volte il raggio, quindi il raggio si semplifica e l'angolo giro è ampio 2π greco. Poi possiamo appiccicare l'unità di misura fittizia radianti. Dunque l'angolo giro è ampio 2π greco e 2π greco sappiamo che è circa uguale a 6,28. Significa che nell'angolo giro ci sono un po' più di 6 radianti, cioè un po' più di 6 di questi spicchi. E infatti eccoli qua. Partendo da questo angolo qui, l'angolo 0, noi abbiamo 1, 2, 3, 6 spicchi e circa un'altra frazione 0,28 di radiante che avanza. Questi sono i circa 6,28 radianti che formano l'angolo giro. Qua rispetto alla figura di prima ho aggiunto la definizione di angolo in radianti, L su R, e queste scritte qua. Ora calcoliamo a quanti gradi corrisponde un radiante. Basta fare la proporzione che un radiante, questo angolo qui, sta a x gradi, che è la nostra incognita, e per confronto facciamo la proporzione utilizzando l'angolo piatto. L'angolo piatto è formato da pi greco radianti, in quanto l'angolo giro invece era 2 pi greco radianti. Quindi usiamo l'angolo piatto per confronto. Perciò un radiante sta a x gradi, come pi greco radianti l'angolo piatto sta a 180 gradi. In altre parole stiamo confrontando il nostro angolo di un radiante con l'angolo piatto. Svolgendo la proporzione ricaviamo quanti gradi sono.
Quindi moltiplichiamo gli estremi, un radiante per 180 gradi diviso π radianti, giustamente l'unità di misura radiante si semplifica e rimane il risultato circa 57,3 gradi circa. Quindi come vediamo anche da questi disegni un radiante è un po' meno di 60 gradi. Qui abbiamo utilizzato un radiante ma potevamo utilizzare un angolo qualunque, per esempio potremmo pensare a questo angolo qui, minore di un radiante, o anche a quest'altro verde maggiore di un radiante. Quindi dato un angolo qualsiasi si può sempre scrivere questa proporzione che ci dice che l'angolo irradianti sta allo stesso angolo in gradi, e di nuovo usiamo l'angolo piatto per il confronto, quindi come π radianti sta a 180 gradi. In questo esempio noi conosciamo l'angolo in gradi, 40 gradi, e vogliamo sapere quanti radianti sono. Allora questo è il nostro dato e questa è la nostra incognita, quindi per trovare l'incognita moltiplichiamo i due medi, alfa gradi per π diviso 180 gradi. π non ci ho scritto radianti in quanto abbiamo detto prima che radianti si può anche non scrivere in quanto è una unità di misura finta. Giustamente si semplifica l'unità di misura gradi e quindi abbiamo il risultato circa 0,70 radianti. Ce l'ho scritto ma potevo anche non scriverlo. 0,70 giustamente è un risultato minore di 1, me lo dovevo aspettare da prima in quanto l'angolo era di 40 gradi. E sappiamo che 40 gradi è minore di un radiante, perché un radiante è circa 57 gradi. Quindi ci aspettavamo un angolo più stretto di un radiante. Infatti abbiamo trovato circa 0,70 radianti. Ultima osservazione, la proporzione può essere scritta anche in altri modi. Per esempio l'angolo irradianti sta a π radianti, come l'angolo in gradi sta a 180 gradi. Alla fine comunque il risultato viene lo stesso di prima.